Pietro Mazzarini, 22 settembre 1976, Roma, coniugato, un figlio di nome Antonio, un anno, intraprendente, onesto. Sono un uomo di 35 anni che ama molto la sua famiglia, credo molto nel lavoro che faccio. Sono un operaio addetto alla manutenzione della Pontificia Università della Santa Croce. Vivo a Campagnano da sempre, vivo in campagna e amo molto questo stile di vita. Campagnano è il paese che amo, è il paese nel quale sono nati i miei genitori e nel quale ho fondato le mie radici. È il paese in cui ho scelto di formarmi una famiglia, è il paese in cui vorrei crescere e invecchiare con la mia famiglia. Fin da ragazzo ho mantenuto un certo distacco dalla politica, perché la politica purtroppo nella mia famiglia ha saputo far male alle persone che mi erano care. Questo perché era una politica molto disattenta rispetto della persona e del bene comune, ed era una politica che sapeva soltanto perseguire interessi personali. Oggi che sono più grande, sono un uomo, sono un papà, ho capito invece che fare politica è un nostro dovere. Fare politica significa occuparsi del nostro paese, del nostro territorio, rispettando i valori della persona. La sostengo perché credo in lei, credo nelle sue capacità progettuali e sono certo che con la sua determinazione e le sue capacità può portare veramente a questo paese uno sviluppo, una crescita occupazionale e un aspetto migliore, più vivibile. E soprattutto la sostengo perché Alessandra, come me, crede nel sogno di una Campagnano migliore. Scegli la via che va su. Perché c'è bisogno di un'amministrazione che sappia ascoltare i cittadini, che sappia ricostruire in loro quel senso di fiducia verso le istituzioni per favorire una crescita e una coesione sociale nella nostra comunità. Perché sono un ragazzo serio ed onesto, che ama il suo paese e ama la gente che lo abita. Continuerò con la stessa passione e determinazione ad occuparmi di questo paese sia nell'ambito politico che in quello sociale. Prendi la strada che porta fortuna, prendi la via che fa più paura, prendi la cosa così, la vita è dura.